Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xiudea e ragazzi voglio parlarvi di una cosa importantissima riguardante Fortnite. Per chi non sapesse come funziona, questo è il video giusto. Ebbene sì ragazzi, ebbene sì, per la seconda volta Epic Games mette in palio migliaia e migliaia di V-Bucks per 100 di voi. Ritorna ragazzi la modalità solo showdown. Da oggi 27 luglio fino al 30 luglio avremo nuovamente la possibilità di qualificarci nella top 100 di ogni server europeo, asiatico, americano, Shangri-La, che è l'altro server che ci giocano in tanti. Allora, ragazzi, che cos'è la Solo Showdown? Per chi ancora non la conosce, è una modalità molto competitiva. Infatti, sono dei test probabilmente per mettere alla prova i giocatori per un futuro di eSports. Ragazzi, lo sapete che Fortnite è diventato un eSport, quindi stanno anche testando come queste modalità abbiano l'impatto sui giocatori mondiali di Fortnite. Allora, per quello che riguarda la modalità, lo stile di gioco della Solo Showdown non cambia assolutamente nulla, quindi le partite sono normalissime, ragazzi, i materiali sono normali, le armi sono normali, la gente che ci shotta col pompa loro è normale, noi facciamo 8 con il pompa, ma sono dettagli. Cosa succede in questa modalità? Bisogna riuscire a piazzarsi nei top, nel podio, ragazzi. Più ci si piazza in alto e più si prendono punti. Allora, ragazzi, ci sono punti per tutti, quindi anche se arrivate ultimi, prendete dei punti. Ovviamente le regole sono un po' particolari, non sono difficili, sono solo che dovete giocare almeno 25 partite nella Solo Showdown in modo da poter avere i punti che verranno aggiunti al vostro account. Contano le prime 25 partite. Ripeto, le prime 25 partite. Quindi, ragazzi, se vi piazzate primi, sono 100 punti secchi. Se vi piazzate secondi, sono 94, 91, 88 se vi piazzate quarti, 85 quinti, se vi piazzate noni, sono 65. Se vi piazzate centesimi, sono 25. Dal 76 al centesimo posto sono 25 punti. Dal 51 al 75 sono 30 punti, dal 41 al 50 sono 35 punti. Poi piano piano vanno a scalare. Diciamo, i punti sono interessanti dalla decima posizione alla prima posizione. E quali sono i premi, ragazzi? Quali sono? Quindi, paradossalmente, se vincete 25 partite, vi prendete qualcosa come tipo 22.000 e 100 punti per 25, 100 punti per sarebbero 1000, per me 2500 punti. Non era difficile, era lo Xudra che si è incartato. Quindi il top è chiudere a 2500 punti e se vi qualificherete primi nel vostro server, il primo posto si porta via 50.000 V-Bucks. 50.000 V-Bucks. Dal secondo al quarto posto 25.000 V-Bucks, dal quinto posto al cinquantesimo posto 13.500 V-Bucks, dal 51esimo al centesimo posto 7.500 V-Bucks. Che dire, ragazzi? Anche per questi giorni la modalità competitiva di Fortnite è alle stelle. Io vi garantisco e vi auguro di piazzarvi entro i primi 100 del server europeo. Mettetevi relax, abbassate le luci, concentratevi e cercate di rankare il più possibile verso il podio. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Colgo 2 secondi per ringraziarvi per tutti gli auguri di buon compleanno che mi avete fatto questa mattina. Chissà se ne arriveranno altri questa sera. Vi mando un abbraccio forte. Mi raccomando di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo in live. Ciao!